Buongiorno. Buongiorno. È lei Marta Galvan? Sì. Questi fiori sono per lei. Ah, grazie. Può firmarmi qui? Ecco a lei. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Buona fortuna, tesoro. Ti amo, Riccardo. Sì, signorina, lo so. Ma allora, ha mandato i fiori, sì o no? Sì. Dottore. Dottore. Sì, ma... Dottore, senta. Dai, tesoro bello, aspetta un momento, no? No, non dicevo a lei, signorina. C'è una mia amica vicino a me, sì. Che c'è? Come? Sì, certo, è chiaro. Ah, è qui all'ospedale, sì. Sì, non preoccupatevi, vi lascerò l'importo al centralino. Alla mia amica con cui parlavo, precisamente. Bene, arrivederci e grazie infinite, arrivederci. Non fare tante storie. Sappi che ho appena mandato un mazzetto di garofani piccolo così a una povera vecchietta e tu ti ingelosisci per questo. A una vecchietta? Cioè? Beh, io ci dovrei credere. Come, non ci credi? Te lo dico io? Ciao. Mamma mia. No, sono solo il dottor Lopez. Che colpo, dottore. Dai, non sono poi così brutto da spaventare le ragazze. Ma scusa, che ci fai qui? Niente, lavoravo un pochino. Ah. E si può sapere chi ti ha autorizzato a lavorare? Se non sbaglio, avevi 15 giorni di malattia, no? Ma non ci riesco a stare senza far niente. Qui perlomeno mi distraggo. Su, non mi rimproveri, dottore. Ha visto le mie analisi? Sì. E secondo le stesse c'è un'alterazione nella velocità di coagulazione, nonché nel numero dei leucociti. Ma sarà bene ripeterle tutte. Senta il pap test? Hai già i risultati? Me li dica, la prego. Sarò più preciso se verrai nel mio studio alle 6. C'è qualcosa, dottore? Qualche anomalia? Te lo dirò quando verrai nel mio studio, ma non spaventarti. Ora mi faccio un bel caffè. C'hai un caffè per il dottor Contreras? Un caffè per il dottor Contreras? Scusa, che stai facendo? Ma che ti prende? Sei triste, sei preoccupata, ma mi vuoi dire il motivo? Perché quella faccia da cane bastonato? Che c'è? No, niente. Niente un corno. Ehi, ma... Sarà innamorata anche lei? Come il sottoscritto. Marta, amore mio. Che guaio. Questo è proprio un capolavoro. Grazie. Ora scusate. Andiamo di là. Davvero. E il tratto. Così deciso e pure così morbido. Ah, Marta, sono magnifici. Semplicemente grazie. Magnifici. Grazie. Salve. Ah, ma... Giulio, sei qui. Sono anche senza tu, parole. Grazie. Carlo, ciao. Senza, chi si vede? Grazie ciao. Per essere venuto, mi fa tanto piacere. Come sono emozionata. Sì. Ora scusatemi. Ci vediamo più tardi. Quella lì è un po' nascosta. Signorina Galvani. Solo penso che sì. Siamo in onda, sì? Vi parlo dalla Galleria Redon, gentili telespettatori. Abbiamo qui la pittrice che espone oggi e che è destinata a rappresentare con lo scultore Ernesto Beio una delle migliori promesse dell'arte nel nostro paese. Cos'è la pittura per una giovane al suo esordio, una che espone per la prima volta? La pittura per me è tutto. Ecco, è una forza, un'idea, un sentimento.
Si dice di lei che plasma il colore con maestria. Cos'è il colore per lei? Prenderò a prestito la definizione del nostro pittore Cruz Diaz. Lui sostiene che il colore non è semplicemente l'aspetto esterno degli oggetti, ma è il loro volume. E descrive anche una situazione in evoluzione. Beh, il freddo, il caldo, il suono. Mi spiego. Di quali artisti sente l'influenza? Io tendo alla ricerca di un mio stile personale. Che ci fai qui? Chi ti ha invitato? A me? Nessuno, però eccomi qui. Beh, allora vattene subito. O provvederò io. Ah, sì? Davvero? La vedi quella trave che sostiene il soffitto su in alto? Beh, è lì che appenderò chi proverà a cacciarmi. Nella percezione del colore, per esempio, ammiro un grande della nostra pittura, cioè Leveron. E fra gli altri artisti del nostro paese ammiro Carlo Cruz Diaz, Soto, Trompis, Alirio Rodriguez, Merida, Alejandro Otero, Mercedes Desparro. Non parliamo dei francesi e degli italiani. Io penso che una donna abbia uno spazio aperto nel campo della pittura. E io voglio trovare il mio posto, in questo spazio. E soprattutto voglio arrivare al pubblico con la sincerità con cui uso esprimermi. Grazie, signorina Galvani. Grazie a lei. Ehi, ma... Ah, Dio mio, non sono mai stata così imbarazzata. Julio. Come sarebbe contento tuo padre in questo momento? Ma ci sei tu, Julio. È come se ci fosse lui. Bah, non è vero, ma grazie lo stesso. Qualcosa non va? No, ma sai com'è l'intervista, tutta questa gente. Ah, sì, certo, è logico. Scusa un attimo. Scherzi, ma certo. È talmente emozionata. Io non me ne vado da qui se non me lo dice Marta. Va bene, allora glielo dico. Se ne vada. Esca da qui, dottor Contreras. Va bene. Adesso è tutta un'altra cosa. Ero venuto solamente per congratularmi con te, Marta. Ma se vuoi, me ne vado. Ciao. No, ma che? Giulia non è qui. Penso che cominci il turno verso le 8, più o meno. Sì, ok. Va bene, ci vediamo. Il dottor Silva non c'è? No, non c'è. Maria Antonietta, perché sei qui? Che io sappia, eri in malattia. Che c'è, tesoro? Non vuoi dirmelo? Ho paura, signora Bello. Ho una paura terribile. Ma perché, tesoro? Perché? Perché non sto bene. Lo so che non sto bene. Ah, ma cosa dici? Senti, riposati un attimo e poi vai a casa, eh? Non avere paura, Maria Antonietta. Non è da te. Ti stanno curando. O sbaglio? Il dottor Lopez è un ottimo ginecologo. Non potresti essere in mani migliori, cara. Beh, su, andiamo avanti, fatti animo. Signora Bello, non so, ma... Che ne è del buon umore per il quale sei Pronto? Famosa in tutto l'ospedale, eh? Vieni, ti offro un caffè, visto che ho un attimo un di momento, riposo. Un momento, eh? Signora Bello? Sì? Ha visto per caso il dottor Contreras? No, non è di guardia, verrà domani mattina. Grazie. No, il dottore verrà domattina. Ok, riferirò. D'accordo. Fammi entrare. Perché? Che vuoi? Niente, sta calma, non ti faccio niente, voglio solo parlarti. Ma è impazzito.
adesso sono convinta che lei è veramente pazzo, Contreras. Lei mi sta rovinando la vita, mi sta seguendo come un'ombra. A questo c'è una risposta, è amore. Beh, si fermi qui adesso, mi lasci qui. Si prenda pure la macchina se ne ha voglia, ma io vorrei scendere qui. Sì, come no, certamente, come vuoi. Ma quando verrai a sapere quello che sento, quando mi perdonerai e non mi serverai più rancore, perché io ti amo alla follia. Non mi importa niente, mi lasci in pace. Sì, quando mi perdonerai. Gli ho detto si fermi! Ma non toccare il volante! Si fermi, mi lasci scendere! Non fare così! Si fermi! Lascia il volante! Voglio scendere! Ho detto, lascia andare! Si fermi, ho detto di fermarsi! Non controllo così, non voglio più vederla! Aspetta, aspetta! Marta! Marta, amore! Marta! Marta. Marta. Ehi, come state? Tutto bene? Non so, lei è svenuta, ha sbattuto tutto. È svenuta, tutto. Bisogna portarla all'ospedale, si tolga. Sì, ma sì, all'ospedale. Presto. Grazie, agente. Io sono un medico. Attento, non così. Piano, piano, ecco. Così, adesso piano. State attenti. Sentite, portatela all'ospedale generale. Io faccio il medico lì, capito? Attenzione. Attenti, adagiatela con cura. Per favore, portatela all'ospedale generale. Sì, certo, d'accordo. Ok? Grazie. Ora ci lasci andare. Sì, io sono il dottor Riccardo Contreras. Sì, sì, ho capito. Senta, io non so come sì, è successo, sì, ma ne riparleremo. Marta. Mamma, non sai niente di Marta? No, perché? Doveva chiamarmi? Beh, non so. Dovevamo vederci qui a casa con un gruppo di amici dopo la mostra. E non è ancora arrivata. Oh, beh, caro, io non so. Magari è finita in un ingorgo. Sai com'è con il traffico a volte. Quando meno te lo aspetti ti ritrovi imbottigliato e non vai né avanti né indietro. Beh, comunque avrebbe dovuto essere qui da tempo. Io sono qui con Celia. Senti, sicuramente allora è passata prima da casa sua. Com'è andata la mostra, Ernesto? Benissimo, mamma. Un successone. Peccato che Alvaro non abbia potuto vederla. Beh, senti, ti lascio, ho tanto da fare. Ci vediamo poi, eh? Fai i miei complimenti a Marta. Va bene, allora ti saluto. Sì, a più tardi, figlio mio. Ciao. Ecco, io faccio il medico all'ospedale generale. Mi chiamo Riccardo Contreras. È stato un incidente, non è colpa mia, davvero, gliela assicuro. L'avrà visto anche lei, vero? È stato sul posto, l'avrà capito, no? Sì, quindi sì, io ho visto tutto, ma adesso dobbiamo riferire al sergente. Ah, il sergente, certo, ma lei l'ha visto, no? Io... Scusi tanto, non mi lasciate passare per portare il pasto a Julio Salas. Per favore, fatemi passare, sono sua madre. Sì, signora, capiamo benissimo, ma aspetti un momento. Dobbiamo prima risolvere una questione. Sì, signore, sì. Senti un po', hai già steso il rapporto? No, stavo facendolo adesso, ma ho quasi finito, sergente. Ma le anticipo una cosa, sergente, sinceramente. Penso che il signore dica la verità. Ho constatato di persona che il servo sterzo era rotto. Esatto, esatto, esattamente, è successo così. Ecco, stavo guidando quando all'improvviso il volante non rispondeva né di qua né di là, né in nessun modo. A quel punto ho provato a frenare, ebbene, inutile, sono uscito di strada, capito? Dove hanno portato la ragazza? All'ospedale generale, sergente. Era svenuta e per il momento non ha ripreso conoscenza. Noi siamo venuti qui. Senti, la prova dell'alcol? No... Negativa, non aveva ingerito alcolici. Sono astemio. Questo l'aiuta molto, amico. Grazie. Mi dica una cosa, la ragazza che era con lei è la sua fidanzata? Beh, no, non proprio, ecco. Bene, siamo buoni amici. Per favore, sergente, mi permetta di andare all'ospedale. Ho il dovere di fare qualcosa, vederla, curarla, vedere che cos'ha. Mi capisce? Beh, sì, beh, ma senta, vede... io, ecco, mi impegno a tornare più tardi. Le firmo quello che vuole, eh? Beh, mi ci mandi con i suoi agenti, però ho bisogno di andare là, la prego. Va bene. Fermi qui. E ricordi che domani deve ritornare per continuare l'interrogatorio. D'accordo. Se non ci sono feriti, si sistemerà tutto facilmente. Eh? No, non ha perso sangue, nemmeno una goccia. Ecco, ha solamente perso i sensi, probabilmente a causa dello spavento. Vedrà che non è successo niente, ne sono certo. Ecco qua. Annota qui
Annota qui l'indirizzo dell'ospedale, di casa sua e gli estremi della patente. Ah, sì, certo. Ecco, io le dirò tutto, non c'è nessun tipo di problema. Ospedale generale, no? Continuo a scriverlo io, se volete. Grazie. Polizia stradale. Dove? Veniamo immediatamente. Ok. Un incidente all'incrocio tra le vie Tacamare e Pastore. Ah, oggi è proprio giornata. Ecco, ho scritto tutto, anche il telefono. Ok. Sì, senta, mi fa telefonare all'ospedale così... Sì, davvero. Usi quello, ma si sbrighi, eh? Può sempre servirci, capisci? Grazie. Ospedale generale? Ah, ciao, Carlos. Meno male che hai risposto tu. Sono Riccardo. Ah, ciao, amico. Senti, per poco non finiva a botte alla mostra di Marta, eh? Ma che cosa ti è saltato in mente? Senti, ne riparliamo più tardi. Ascolta, Carlos, non è arrivata da voi un'autopattuglia con Marta a bordo? Perché, vedi, abbiamo avuto un incidente in macchina. Ora sono qui alla polizia stradale, capito? Però vengo subito all'ospedale, chiaro? Ma che... Aspetta! Come hai detto? Che? No, non è ancora arrivata. Ma cosa è successo a Marta? Non lo so, senti, ecco, era svenuta, probabilmente ha preso un colpo in testa, o è uno shock, non so, magari per lo spavento. Senti, vengo subito là, capito? Sì. A più tardi. Ehi, ma che è successo, dottore? Me lo dice, per favore. È pazzo. Non c'è dubbio, Riccardo è un pazzo scatenato. Salve. Dottore. Buonasera. Sì. Mi scusi, ma c'è una cosa che è un'altra disgrazia. Che è successo? Contreras ha avuto un incidente d'auto. Lui sta bene, gli ho appena parlato per telefono, ma a quanto sembra Marta... Marta cosa? Non mi dica che Marta Galvan stava con lui. Ma se Marta stava alla mostra dei suoi... Un'autopattuglia la sta portando qui, dottore. Va bene, appena arriva mi avverta. Io sono in direzione. Sì, dottore. Che diavolo gli ha preso a quel pazzo? Ah, Paolina, ho una brutta notizia. Che è successo? Marta ha avuto un incidente. Come? Ma dove e quando? Non lo so. So solo che era con Riccardo Contreras. Ma non può essere. E come sta Julio? È ferita? Non so nient'altro, credimi. Il dottor Ruiz dice... che Riccardo ha appena telefonato, ma non ha dato altre spiegazioni. No, io non so altro. Ma cosa si è messo in testa quell'uomo con Marta, lo sai? Secondo me deve essere definitivamente impazzito. Non voglio pensare che sia successo qualcosa di male a Marta. Non voglio pensarlo. No, per carità, mio Dio, no. E il mio povero Ernesto che l'aspettava, ma perché era con Riccardo? Io non lo so. Forse voleva attirare l'attenzione di Marta, Julio. Non lo so. Sto pensando che stavolta Riccardo si è innamorato sul serio. No, ma che innamorato? È solo un inconsciente. Dio mio, come dirglielo, Ernesto? Dai, aspetta che la portino. Così potrai dire ad Ernesto in che condizioni si trova. È troppo, Julio. Davvero, non ne posso più. Troppe cose tutte insieme. Io sono forte, ma questo è troppo anche per me. Prima Alvaro e ora Marta. Julio, io te lo giuro, le voglio bene, come se fosse mia figlia. Ah, lo so. Mi sento male, Julio, mi sento morire. Su, da brava, calmati, io ti capisco. Però sei la capo infermiera, hai il dovere di controllarti. Prendi qualcosa che ti aiuti. Marta avrà un gran bisogno di te, ricordalo. Ma che cos'ha, Julio? Dimmi la verità. Non lo so, credimi. E nemmeno il dottor Ruiz ne sa niente. Spero sia una cosa senza importanza. Se non fosse così, non sarebbe giusto. Avanti. Dottor Bermudez, sì? Signora Bello, hanno portato la signorina Galvan. È in pronto soccorso. Ah, sì, andiamo. Forza, Paolina, andiamo. Venga. Eccomi. Sembra che negli occhi ci siano frammenti di qualcosa. Probabilmente vetro. Lo sapremo presto.
Ha una contusione nella regione occipitale. Come va la pressione, signorina? Piuttosto alta, dottore. Le faccia quell'iniezione. Polso lento. Ecco, è qui, dottore. Sì, grazie. Marta, ragazza mia, ditemi, come sta? È in stato di incoscienza. Probabilmente ha battuto la testa, dottore. Ha particelle di corpi estranei negli occhi. Ho già fatto cercare il dottor Ortiz. Ha fatto benissimo, Ruiz. Speriamo che la visiti presto. Mi incarico io di rintracciarlo. Dovunque sia, lo troverò. Sì, sì. Dov'è quell'incosciente del dottor Contreras? Non lo so. Mi ha chiamato dall'ufficio di polizia. Ha detto che stava venendo qui. Davvero? Se succede qualcosa a Marta, povero lui. Dov'è avvenuto l'incidente? Non lo so, dottore, non lo so. Nessuno sa come siano andate le cose. Ah, sì? Voglio vedere Contreras. Che venga subito da me, non appena arriva, d'accordo? Vado a vedere se è già qui? Sì. Torno subito. Non preoccuparti, Barrado. Anch'io alcune volte sono stata costretta a disturbarti. Ci sono novità. Se vedi la signora Bello, dille che il dottor Ortiz sta arrivando. Ciao, capito. Gonzales. Ciao, a domani. Ciao, Barrado. Barrado, è andata via? Sì, proprio adesso. Prova a chiamarmi il dottor Ortiz, per favore. È una cosa urgente. Sì, ma Barrado ha lasciato detto che ha già chiamato lei il dottor Ortiz e che sta venendo qua. Ah, bene. È successo qualcosa, signora Bello? Sì, un'altra disgrazia. Di che si tratta? Marta, la figlia del dottor Galvan. Dio mio. Pronto? Che c'è, mamma? Ernesto, senti, vieni subito qui in ospedale. Qualche problema? Beh, sì, Marta, non agitarti. Forse non è niente, però... Però è meglio che tu venga qui. Subito, capito? Vieni subito. Sì, sì, vengo subito. Ma non è niente di grave, vero, signora Bello? Guarirà presto. Non lo so, mia cara. Non so niente. Buonasera. Ciao. Salve. Va al pronto soccorso. Può darsi che abbiano bisogno di te. Mio Dio, sono appena arrivata. C'è qualche problema, forse? Per me è un enorme problema. Si tratta di Marta Galvan. Sbrigati. Marta Galvan, davvero? Sì, al pronto soccorso. Sembra che la cosa sia seria. Dai, Giulia, muoviti. Sì, ok. Ora vado.